Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la meditazione di oggi tratta un tema molto importante, la pazienza. La virtù della pazienza la dobbiamo praticare mille volte al giorno e per imparare la pazienza guardiamo Gesù crocifisso. Scrive il nostro autore, La vita del cristiano è una vita crocifissa essendo noi seguaci di Gesù che per noi morì intriso di sangue su di una croce. Infatti il Redentore ci dice nel suo Vangelo di seguirlo portando la nostra croce. L'Apostolo San Paolo afferma che non sarà mai degno del nome di cristiano colui che non vive crocifisso. Non mancano occasioni continue di crocifiggere la carne ribelle con i suoi depravati desideri, vivendo in questa misera valle di lacrime, dove ad ogni passo si incontrano amarezze e affanni. Ora, chi sarà che porterà volentieri la sua croce? Chi si rassegnerà perfettamente alle divine disposizioni nelle avversità della vita? Chi vivrà crocifisso? Colui che è devoto del sangue preziosissimo di Gesù Cristo, e che in questo sangue trova il suo conforto e insieme uno stimolo fortissimo per attendere alla abnegazione di se stesso e alla crocifissione della sua carne. Se l'anima con uno sguardo attento e devoto mira il crocifisso che gronda sangue dalle piaghe, se vede il suo capo coronato di spine, il suo corpo flagellato, il suo costato aperto, come ricuserà il patire? Ah, si sentirà il cuore animato a portare la sua croce, ed esulterà di gaudio in ogni tribolazione, e godrà nel bere quel calice amaro della passione. Se l'impazienza, se l'ira vorranno fare tumulto dentro di noi, il sangue di Gesù, dice San Giovanni Crisostomo, è come una medicina celeste. Tanto è potente questo sangue divino per frenare gli impeti delle passioni, specialmente dell'ira con i suoi pessimi effetti. Animati da questo sangue prezioso, gli Apostoli andavano incontro a persecuzioni con coraggio, lieti di soffrire battiture, carceri, catene, strazi e la stessa morte. I martiri, per questo sangue, non temevano le più crudeli persecuzioni. I solitari e penitenti, per questo sangue, sentivano il cuore inondato di giubilo nel mezzo delle loro asprezze. Le sante vergini, animate dal sangue di Gesù, custodivano tra le spine il candido giglio della loro purezza. Ora, non produrrai medesimi effetti nei nostri cuori questo adorabile sangue se di esso avremo sempre aspersa la mente e il cuore se mediteremo cioè le pene e i dolori di Gesù che lo sparse e con ardente carità ameremo chi per noi l'ha versato? Nel colloquio San Vincenzo rivolge le seguenti parole Sangue preziosissimo del mio Gesù, quale conforto mi dai per sostenere con pazienza quelle croci che di continuo si incontrano in questo miso esilio, e che purtroppo ho meritato per le mie colpe. L'esempio che mi ha dato Gesù sarà sempre per me un forte stimolo a patire. Egli ha bevuto al calice amaro di tante sofferenze per raddolcire le mie afflizioni. E io ricuserò le croci? No, non conviene, mio Gesù, che io percorra altra via forché quella del Calvario che tu hai già percorso per me. O croce preziosa, ripeterò anch'io, ricevi il discepolo come hai ricevuto il Maestro. L'esempio finale è tratto dalla vita di San Eleazzaro, conte di Ariano. San Eleazzaro fu ingiustamente spogliato dei suoi beni, denigrato nell'onore, e sottoposto ad altri mali e patimenti molto grandi. In mezzo però a tante amarezze non fu mai visto dare segno di turbamento né udito prorompere in parola alcuna di lamento e molto meno in atti di impazienza. Un giorno sua moglie le chiese da dove venisse quella sua tranquillità ed egli così gli rispose. Quando mi si presenta alcuna cosa disgustosa, mi nascondo nelle piaghe di Gesù Cristo, considerando quanto il mio Signore patì per me, e non esco da tale considerazione, finché in quelle ferite e in quel sangue non mi si alleggerisca e addolcisca ogni pena. E così, cari fratelli e sorelle, prima della benedizione facciamo anche oggi un proposito molto importante, quello di andare nelle difficoltà e prove della vita sempre da Gesù, il quale anche a noi ripeterà Venite a me voi che siete affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Giuseppe e Maria.